un'altra questione molto veloce che riguarda la presentazione della lista Anacapri da parte del sindaco Cerrotta. Ritengo che Franco Cerrotta ha fatto una bellissima esposizione, però ritengo che abbia sbagliato quando ha invitato gli elettori di Anacapri, ai propri amici, gli amici, i conoscenti a Capri, a votare praticamente contro chi non era d'accordo al collegamento funicolare Capri-Anacapri. Indubbiamente è un riferimento alla nostra lista, perché noi abbiamo mostrato perplessità su questa vicenda, principalmente perché da Capri il Comune di Capri non ha fatto niente per spiegare alla popolazione di che cosa si parlava e che impatto poteva avere sulla nostra economia. Io sono convinto che i problemi di Anacapri e di Capri sono problemi che devono essere discussi e risolti insieme, e a questo proposito io ho aperto all'inizio della campagna elettorale una porta verso il Comune di Anacapri dicendo: sediamoci, ragioniamo, troviamo una soluzione. Alzare un muro a mio giudizio è sbagliato, e poi io vorrei chiedere all'altra lista, che in realtà sarebbe la lista dei buoni per il Comune di Anacapri evidentemente, se Costantino Federico è d'accordo o meno al progetto di collegamento che ha presentato il sindaco Franco Cerrotta per Anacapri Marina Grande. Questo dovrebbe dirlo pubblicamente, in modo che noi leviamo ogni dubbio che cattivi siamo noi e buoni sono loro.